Ciao a tutti, amici di Sirio. Siamo ormai alla fine del cammino dell'Avvento. Oggi è la sesta domenica, la domenica della maternità di Maria, in cui riflettiamo un po' sul grande mistero dell'incarnazione. Gesù si è fatto uomo nel grembo di Maria. Nel Vangelo che abbiamo ascoltato questa domenica abbiamo letto il brano dell'Annunciazione. L'angelo è entrato in casa di Maria e le ha portato questo annuncio. Allora vi voglio consegnare questo breve, potremmo dire, impegno per questi giorni. Cerchiamo anche noi di saper accogliere chi ci sta vicino, come Maria ha accolto con gioia l'annuncio dell'angelo. Mi riferisco al nostro rapporto con i genitori, con i fratelli, con i parenti più stretti con cui staremo in questi giorni. Talvolta è difficile stare insieme e andare d'accordo. Ma sappiamo che questo rende tutto molto più bello quando in casa nostra c'è la pace, c'è la serenità. Ecco, Dio mi parla attraverso i volti delle persone che mi sono vicino. E allora in questo tempo mi impegno ad accoglierle e a guardarle con occhi di bene. Vi saluto, vi ricordo anche che il 24 e il 25 appunto è il giorno di Natale, quindi vi aspettiamo alle messe nelle nostre chiese. E adesso vi faccio vedere un video in cui Don Sergio ci fa gli auguri e ci dice anche un suo messaggio. Ciao. Cari ragazzi della scuola media, desidero anzitutto farvi avere un augurio per questo Natale un po' particolare, ma certamente se vissuto con fede può diventare una bella possibilità. I ragazzi delle medie da noi sono solitamente chiamati gruppo Sirio e sappiamo che Sirio è una stella. Così come sulla capanna di Betlemme è arrivata la stella cometa, la stella di Gesù. Ecco, il mio augurio è quello che ciascuno di voi possa anzitutto brillare, dando buon esempio, testimonianza di bene, di fede, e poi anche essere come una stella che guida gli altri, un po' come la stella cometa ha guidato i magi. Possiate voi guidare altri vostri amici o tutte le persone che incontrate alla capanna di Betlemme dove è nato Gesù. Auguri, buon Natale!